Ciao bellezze, eccomi tornata con un nuovo video. In questo video, che è anche la giornata mondiale del libro, faremo appunto l'unboxing di un ordine fatto dal sito Libraccio. Mi è arrivato ieri, anche se l'ordine l'ho fatto parecchio tempo fa, e c'è la Bibi qui con me per aprire appunto questo pacchetto. Andiamo ad aprirlo e vediamo un po' cosa ho ordinato. Anche perché avevo quasi finito le letture che avevo in casa e quindi necessitavo di altre letture. Wow! Allora, ok. C'è questa plastica per appunto non far muovere i libri e partiamo subito. Ho preso questo qua, i prezzi non erano questi qua, ma non c'è nemmeno una fattura, quindi vorrei prendere un attimo il cellulare per dirvi i prezzi. Allora ragazze, ho recuperato il cellulare. Eh sì, vi ho fatto vedere una foto che ho messo anche su Instagram, anzi vi consiglio di seguirmi se vi fa piacere. E questo appunto volevo mostrarvi che molti libri li ho pagati la metà del prezzo. Quindi passiamo subito a farvi vedere cosa ho preso. Guardami e guardami, e adesso guardami. 2,50 euro al posto di 5 euro. Poi ho preso Orgoglio e Pregiudizio, un classico, e quello che notavo è che sono tutte copertine rigide, quindi vabbè che non ho fatto tanto caso, però è bellissimo perché io adoro le copertine rigide, anche se ultimamente sto preferendo quelle lì morbide. Queste qua, a posto di 3,90 euro, le ho pagate 3,71 euro. Poi questo qua, L'interpretazione dei sogni, che volevo tanto leggere, l'ho pagato sempre 3,71 euro al posto di 3,90, quindi un ulteriore sconto rispetto a quello che già sono comunque scontati, perché i mini Mammut a volte gliel'ho pagati anche un po' di più. Poi Madame Bovary, questo qui l'ho pagato 3,90 euro, quindi senza sconto. Poi continuando, Cime Tempestose, un classico, 3,71 euro. Molti libri lo so che sono scontati, però io non li ho mai letti, quindi volevo appunto approfittare e leggerli. Come ad esempio Geniere, che già ho letto, anche Delitto e Castigo, sto finendo di leggerlo. E oddio, come si chiama l'altro? Non mi viene in mente. Vabbè, comunque vi lascio la foto su internet, su Instagram, adesso non mi viene in mente. Poi ho preso, c'erano tantissimi libri che volevo vendere, questo qua, Un bacio alla vaniglia, che praticamente, ah, Il ritratto di Dorian Gray, eccomi, mi viene in mente. Un bacio alla vaniglia, questo qua stava 6,90 euro, io l'ho pagato solo 3,45 euro. Poi questo qua, io amo i libri storici, cioè amo quei libri che parlano della Germania, dell'Italia, Seconda Guerra Mondiale, gli ebrei. Si dà il caso che la mia tesina, sia quella della terza media che quella delle superiori, le abbia incentrate sempre su quello, andando anche a trovare le canzoni che appunto si cantavano in quel tempo. È una particolarità che mi affascina, non tanto la guerra, perché non è che sono appassionata di guerra, ma bensì il pensiero appunto che l'essere umano sia riuscito a fare ciò, per me è sconvolgente, quindi sono rimasta proprio esterrefatta da come noi esseri umani siamo in un certo senso cattivi, perché comunque far del male a altre persone mi fa pensare questo, sinceramente, quindi assolutamente no. E ho letto quasi parecchi libri su questo fatto. Ovviamente questo è lo stesso, infatti parla della Polonia, più o meno stiamo lì, credo. E questo qua, In fuga, che poi adesso ho costretto anche i miei compagni a leggere questi libri, al posto di 6,90 euro, 3,45 euro. Poi La ragazza dagli occhi d'argento, questo non mi ricordavo averlo preso, questo qua a posto di 3,10 euro, l'ho pagato 1,55 euro. Questo qua costava 6.000 lire, ragazze. Cioè, c'erano ancora le lire. E poi Un amore di cupcake. Questo qua, credo appunto, io non lo so perché vi ho detto le ordinate, ma molto velocemente, sia una collana che vada appunto. Sì, penso proprio di sì.
Quindi voglio sperare che abbia preso i primi due capitoli giusti, cioè i primi due volumi giusti, e che non, perché ce n'è anche un altro che devo ancora prendere, e che non ne manchi uno o che manchi proprio il primo, altrimenti sono. Dopo il successo di un amore di Kapo Kik. Ah, ok, perfetto. Quindi ho preso proprio il primo e il secondo, perfetto, perché una scrittrice brillante, una storia incantevole, quindi ok, bello. Vi dico la verità, molto spesso non leggo i riassunti fatti sui siti, ma mi affido molto alla copertina, e questi qua mi piacevano tanto, sembravano molto leggeri la copertina. Ovviamente, mai giudicare un libro la copertina, perché ad esempio la copertina può essere bellissima, alla fine non vi appassiona il libro. Però sinceramente ho fatto un po' una scelta anche a occhi chiusi, perché semplicemente mi sono affidata anche un po' al prezzo, vi dico la verità. Calcolando che sulle bancarelle più o meno costano 1 euro 2 euro, e che io l'ho acquistato sempre a libraccio all'ho di libri, e le ho pagate intorno ai 2 euro tipo praticamente, adesso non ricordo precisamente, mi sembrava un buon compromesso acquistare questi qua, perché costavano a poco, un prezzo inferiore, ma soprattutto perché arrivavano a casa e la spedizione, superato un tot, adesso non ricordo quanto, è gratuita. Ne ho visti altri, infatti penso che farò un altro ordine, ma quest'ordine sarà, oltre che per quanto riguarda i libri che voglio leggere io, anche i libri per la bambina. Quindi mi raccomando, restate connessi qui su YouTube, ma anche su Instagram. Vi aspetto in tanti. Ciao bellezze, e fatemi sapere se anche voi avete letto uno di questi libri, quale vi è piaciuto di più e quale vorreste che magari facessi una recensione, nel caso che appunto inizio con quel libro, non so. Fatemi sapere un po' voi, e soprattutto voi che libri state leggendo in questa quarantena. Ma state leggendo? Un bacio, ciao bellezze!